Buon pomeriggio, ciao Claudio. Ciao Maria Antonietta. Allora, facciamo un'intervista con te che sei una divulgatrice nel tuo canale Telegram e ho Sì. visto che hai tantissimi seguaci che sono molto appassionati alle cose che dici. Volevi presentarti un momento alle persone che ci ascoltano? Sì, sono Maria Antonietta, il mio canale si chiama Codice Genesi. È stata, diciamo, una scelta ben accurata perché Codice Genesi, la vera Genesi, la verità, si trova proprio in alcuni passi della Genesi che non tutti ovviamente riescono a comprendere. E da lì poi la mia passione fin da piccola per i testi gnostici che sono stati tolti, diciamo, dai Vangeli canonici che la Chiesa ci ha proposto. E insomma, diciamo che ho sempre studiato questi bellissimi testi che mi hanno poi portato a fare una scelta divulgare su un canale Telegram, visto che venivo continuamente censurata sui vari social. Poi il periodo della pandemia, pseudo-pandemia, e da lì ho detto facciamo questo passo. E divulghiamo tutto il mio sapere. Il mio sapere inizia da quando ero piccola, da quando sono al mondo. Diciamo che si entra nella sfera personale, in un bagaglio di vicissitudini molto dolorose anche, che mi hanno poi portato al risveglio totale. Quindi tu praticamente sin da piccola hai avuto un certo tipo di Sì, io modulo del. diciamo. Ero nel grembo ancora di mia madre quando venivo attaccata. Diciamo così, sarebbe molto lunga adesso divulgarsi su questo punto cardine della situazione, perché devi sapere, Claudio, che quando viene un'anima elevata su un piano come questo, un piano dove si viene per sperimentare una scuola di apprendimento, chiamiamola così. Cercano di mettere dei fermi, degli stop, già quando si è nel grembo della propria madre. Loro non possono, devono accettare la scelta di quest'anima, non possono, perché dipende dal contratto. E tanti di noi sono qui come hacker, se così vogliamo dire, per Come hacker. distruggere questo gioco, sì. Un hackeraggio, una forma di hackeraggio di questo complesso. Di questa cella, noi ci troviamo in una cellula e la chiamiamo anche cella perché siamo prigionieri. E ci troviamo qui confinati perché loro, e intendo perché poi vengono chiamati Anunnaki, vengono chiamati Elohim dei testi sacri della Chiesa, ecco, vengono chiamati Asura. Deva, ma sono sempre loro gli arconti. Questo perché varie culture nel corso della storia, in base a ciò che questi grandi ricercatori, maestri hanno, diciamo, divulgato, vengono dati dei nomi diversi, ma sono sempre loro, i nostri aguzzini, che già da quando veniamo al mondo ne abbiamo uno con il fiato sul collo. Che non ci fa vivere, perché il loro intento è quello di succhiarci le nostre energie, i nostri quanti, e di tenerci prigionieri in questa cella, perché il pianeta non è come ce lo fanno vedere. Noi abbiamo come una forma, una cupola, e siamo intrappolati, e siamo dei piccoli animaletti da giardino per loro. Perché non possiamo evolvere. Non abbiamo la possibilità di evolvere perché ci viene tutto appositamente nascosto. E come fa una persona, un'anima ad evolvere, a raggiungere un grado di spiritualità elevato per uscire da questa gabbia? Ce lo impediscono con una tecnologia inimmaginabile che noi abbiamo visto solo nei film, che poi i film non sono altro che documentari, Ci veri e arriviamo propri su documentari. questo. Ci arriviamo poi su questo. Quindi tu dici che praticamente nei nostri testi antichi viene fatta menzione, si possono individuare questi esseri che combinano in tutti i colori. Sì,
Certo, gli Elohim, che sono, diciamo, i guerra fondai per antonomasia, perché noi viviamo in un pianeta prigione, ma è un pianeta dedito alle guerre. Qui come fanno? Anche perché dicono vengono tanti esseri da tutte le galassie. Non è vero, perché chi viene qui viene dalle terre attorno, non viene dall'esterno. Ce li abbiamo qui da circa 13.000 anni, questi esseri. E dietro, diciamo, le mura di ghiaccio di Antartide. Dunque, tu co consideri che l'intervento abbia più o meno questa datazione qua, sono 13.000 anni più o meno che loro fanno questi tipi di interventi o anche Sì, prima c'era qualcosa? sono. Allora, loro ovviamente sono le prime divinità, cioè le prime creazioni della fonte originale, da dove nascono tutte le anime. Ovviamente anche per loro sono passati i secoli, ma loro prima di noi, ovviamente, perché noi siamo una manovalanza. Prima di noi c'erano gli Igigi, poi si sono ribellati e hanno deciso di fare, diciamo, su progetto già iniziale dalla fonte, perché la fonte crea tutte le anime. Quelli che poi sono più evoluti aiutano la fonte, sono i giardinieri dello spazio, chiamiamoli così. Però loro erano i giardinieri del nostro sistema solare, non possono D'accordo. uscire fuori questi esseri. Ricordiamo un momento chi furono gli Egigi e in quali testi, quelli sumeri, giusto? Sì, nei testi sumeri, La certo. ribellione degli Egigi al gioco degli Anunnaki che li facevano lavorare e poi hanno dovuto inventare un nuovo sistema per poterlo, trovare qualcun altro che lavorasse al posto loro, ovvero Sì. E crearono l'essere umano. Uno infatti ci furono queste due guerre che usarono l'atomica già 13.000 anni fa, si fecero la guerra queste due civiltà tecnologicamente avanzate che erano i giardinieri, coloro che dovevano aiutare le forme di vita sugli altri pianeti, no? Queste due civiltà erano i marziani, Elohim, i guerra fondai e i nordici del quinto pianeta del sistema solare che viene chiamato, identificato anche come Nor o Asgard, dipende poi dai vari ricercatori, ci sono anche quelli che ci hanno ricamato sopra, allora bisogna stare sempre attenti, infatti non dobbiamo mai ritenerci arrivati, dobbiamo continuare sempre a studiare perché arrivano sempre informazioni nuove. E poi le senti dentro, perché la connessione noi ce l'abbiamo dentro, non va cercata fuori. Loro l'hanno Assolutamente. nascosto così bene, il dio della fonte, ma in bella vista, perché quando si usa il cuore, lui esce fuori. L'hanno messo su una nuvola, l'hanno messo su un'astronave, l'hanno messo un po' di qua, l'hanno messo un po' di là. No, sì, un vecchietto con la barba, no, no, quello è il dio guerra fondaio, che noi identifichiamo Geova o Yahweh, è Chiaro, lui. Yahweh. No, dico, hanno fatto in modo che l'uomo Espansione. cercasse Dio ovunque fuorché in se stesso, praticamente. Sì. Però loro, quando si fecero questa guerra e distrussero i rispettivi pianeti, già loro venivano, andavano e venivano da qui perché avevano visto che il nostro pianeta in assoluto era quello che aveva minerali come l'oro, Le risorse migliori. tanti altri minerali, aveva delle risorse complete come fauna, flora, era meraviglioso e quel paradiso terrestre perché era un luogo che dava tutto il sostentamento di cui loro avevano bisogno. E allora poi chiesero di scendere qui e ne presero quanto ne vollero, nel senso crearono le loro linee genetiche all'inizio perché queste linee genetiche dovevano servire come programma della Matrix per portare avanti la manovalanza, e cioè noi, definiti Pensi. Scusami, come. Dimmi. E no, continuo. perché noi siamo definiti degli animali, uno zoo, qui è uno zoo, noi siamo animali, da noi prendono tutto, prendono le energie, prendono l'adrenocromo dai nostri figli. Noi non possiamo, perché abbiamo perso tutto il libero arbitrio. Ne abbiamo solo il 30% e quel 30% ce lo estorcono.
Non siamo padroni di usarlo, perché tutto dipende dal risveglio. Ma se il risveglio non c'è, perché loro premono l'acceleratore proprio su quello, con una tecnologia potente che neanche immaginiamo, loro ci cancellano la memoria anche quando siamo vivi. Non solo quando dopo disincarnate, già quando noi viviamo attraverso quello che mangiamo, attraverso l'aria che respiriamo, i farmaci, le case farmaceutiche, cioè tutte le corporation, tutte sono, loro hanno le redini di tutto. Praticamente è tutto il loro sistema che ha una rete di sistema con il quale loro controllano e limitano, ostacolano l'evoluzione degli esseri umani. Ma sono le loro linee genetiche, perché all'inizio, al tempo Sì. dei faraoni, loro vivevano in mezzo a noi. I faraoni erano gli Elohim col cappuccione lungo, usavano i cappelli per nascondere. La moda dei cappelli è stata fatta perché dovevano nascondere e mascherare questo cranio che non era naturale, era allungato. Gli Elohim hanno il cranio allungato. I nordici sono di bello aspetto, molto belli. Di solito hanno i capelli chiari, occhi azzurri. Sono belli e hanno un'altra conformazione fisica, e infatti venivano impiegati come messaggeri proprio per queste caratteristiche diverse da loro. Loro erano bruttini, sono bruttini. Tra gli Igigi che si ribellarono e noi che ora ci stiamo ribellando un po' come fecero gli Igigi, c'è stato qualcun altro che ha mai capito tutto questo, che ha scritto tutto questo, che l'ha divulgato in qualche modo durante la storia? Certo, il maestro asceso Gesù, che era figlio di un nordico e di una terrestre. E lui è venuto in questa Matrix come hacker perché voleva distruggere questo ologramma, voleva insegnare a parabole, perché quelli erano tempi dove non c'era un'istruzione e chiaramente doveva usare un linguaggio fluido per la comprensione. Comprensibile per l'epoca. Dimmi. Invece gli gnostici che parlarono diffusamente di tutto questo, che cosa ne pensi delle loro intuizioni, delle loro credenze? Allora, i veri Vangeli sono quelli gnostici. Sono proprio quelli, perché Gesù li ha scritti lui stesso di suo pugno, cioè il Vangelo della Maddalena, perché dobbiamo sapere che Gesù era sposato. Era sposato, certo, perché magari tante persone lo ritengono qualcosa di scioccante. Ma che dici? Ma Impuro. che... Abbiamo tutte le prove possibili e inimmaginabili. La stirpe di Gesù è ancora sulla terra. I Merovingi. Sì, anche loro, però attenzione, perché purtroppo le linee genetiche vengono ostacolate direttamente da loro e vengono fatti, chiamiamoli così, usando un termine non consono, gli innesti, ibridazione. Certo. Di più qualsiasi altro popolo tra Gesù e noi che in qualche modo decifrò l'inganno, capì che questa è una realtà che non quadra e che si te tentò in qualche modo di rendere anche gli altri partecipi di queste intuizioni. O Ma abbiamo abbiamo navigato nel avuto. buio totale fino adesso? No, ma gli indiani già sanno tutto. Basta parlare con gli indiani, i veri indiani d'America, e loro hanno una marcia in più. E Infatti, purtroppo sono Venero. stati penalizzati tutto quello che hanno subito. La persecuzione è stata dovuta proprio alla loro conoscenza. Anche i monaci tibetani non se la stanno passando molto bene. I monaci tibetani scelgono proprio di andare a vivere lontano da tutti e da tutto per concentrarsi sulla propria spiritualità, perché attraverso questa energia potente loro possono emanarla anche a noi, perché tutto è energia. E Certo. purtroppo nel nostro regno, dove ci giriamo intorno a noi, è tutto menzogna, perché va trovata dentro di noi questa connessione profonda con la fonte originale, perché è tutto, cioè il Dio di questa fo della fonte è fuori da questa cella, perché il Demiurgo ha creato questo impero.
e con i suoi adepti. Adesso tanti, purtroppo, neanche se ne accorgono perché diciamo che da un complesso passano a un altro direttamente, senza accorgersene. Cioè la Chiesa adesso, purtroppo, tanti non credono più, ha avuto un crollo totale. E allora che cosa è successo? Lo sai benissimo anche tu, Claudio, Sta perché già venendo da ridere. ultimamente ti sto seguendo tantissimo e sei un ragazzo meraviglioso che sa tantissimo. Io sono rimasta a bocca aperta, ho detto finalmente che si muove qualcosa. Allora la New Age, questa New Age dove si parla di federazione galattica, tutte queste meraviglie, queste canalizzazioni, alto, loro controllano le due polarità. Mi spiego? Ma è sempre in mano del demiurgo, di questo arconte che tiene in pugno la nostra gella. Dunque, consideri che la New Age sia una sostanziale nuova religione arconte? Certo, ma stiamo scherzando, ne sono convinta, come sono convinta che un giorno dovrò lasciare questo piano. Certo. Non credi che in qualche modo abbiano sostituito il peccato originale cristiano con il debito karmico della New Age, che si rifà poi a tradizioni orientali, eccetera? Allora, se dobbiamo andare indietro nel tempo e dobbiamo andare ad Adamo ed Eva, quella è una storiella, ce l'hanno raccontata a mo' di favoletta e la Bibbia nel corso del tempo è stata manipolata, riscritta, aggiustata, tanti aggiustamenti perché ci dovevano fare impazzire e la verità non doveva venire mai fuori. Allora, la mela di cui si parla tanto, del peccato originale, non era nient'altro che una tecnologia. La mela è la tecnologia che Eva voleva dare a tutti gli adamitici. Poi, No, dimmi, io dimmi. sì, certo, mi riferivo proprio al fatto di far sentire l'uomo colpevole di qualche sbaglio passato e farlo sentire fondamentalmente Sì, sempre colpevole e certo, loro sottomesso. giocano. E Allora, oggi viene la New Age, continua, ha cambiato questo livello sì, di allora, colpevolezza e inizialmente. sottomissione da questa mela, quello che vogliamo che fosse, a un debito karmico di vita in vita, in modo che l'uomo continui comunque a sentirsi colpevole di qualche cosa che non ricorda neppure. Certo Claudio, c'è stato un raggiro, perché allora questi pianeti inferiori sono pianeti di espiazione, servono per far crescere le anime, perché, ma loro sono dei parassiti, quando vedono che ancora non è sviluppato il cervello, non sono sviluppate, non hanno capacità di comprendonio, non hanno una spiritualità elevata, e fanno immediatamente il parassitaggio. E fanno anche delle sperimentazioni genetiche, hanno un controllo totale. Invece di aiutare ad elevarsi, a crescere, e dove non comprendono di sì, di fare il karma, loro l'hanno raggirato perché, come ti dicevo, sì, c'è il karma, ma una persona deve essere padrone assoluto di scegliere e di conoscere, non con il raggiro. Invece loro fanno pressione quando un'anima disincarna e non ha compreso determinate cose. Loro cosa fanno? Ti fanno venire dei sensi di colpa proprio su quelle cose che tu non hai compreso. E quello è un raggiro perché l'anima per raggiungere la consapevolezza va aiutata, con amore va aiutata e non perché poi devi servire per riciclaggio, perché qui le anime vengono riciclate fino all'inverosimile e quando non hanno più i guanti, perché un'anima va e viene continuamente, alla fine diventa solo carburante per queste civiltà, che servono comunque per uscire sempre non fuori dal sistema solare, perché loro non hanno autorità di uscire fuori dal sistema solare, possono soltanto stare nel no, e poi ci sono delle terre infinite, loro hanno le oasi paradisiache dove vivono alla faccia nostra, e noi ci fanno vivere delle vite miserabili, ci fanno soffrire, perché più soffre, e poi loro più succhiano perché sono delle energie che vivono di basse frequenze. Un tempo erano come noi, poi man mano con la loro tecnologia hanno fatto una scelta che vorrebbero adesso imporla a noi. Loro sono intelligenza artificiale. Ecco perché le canalizzazioni attraverso loro possono entrare attraverso anche
la tecnologia, telefoni, radio, televisioni, tutto, perché sono energia. E chi è che alimenta questa energia? Siamo noi, perché noi abbiamo dei quanti, abbiamo una ricchezza, il paradiso è dentro noi, l'essere umano non sa che è Dio, perché Dio è dentro di noi. Quando tu riconosci questo, sei già fuori da Matrix, sei fuori da Alcatraz. Come se l'uomo fosse con le sue energie la benzina di questa macchina. Bravissimo. Sì, Claudio, è proprio così. Si alimenta di tutte le emozioni possibili e immaginabili, qualunque livello l'uomo possa anche raggiungere a livello di fare anche una bella vita, esprimere delle buone energie. L'importante è che l'uomo non capisca che questo è una trappola, una gabbia dal quale dovrebbe liberarsi. E l'importante è che non capisca questo fondamentale, che sia una trappola e come farne uscire. Poi può fare Certo. tutto quello che vuole, perché tanto tutto ciò Ma che fa va a loro nutrire la macchina. sì, loro comunque hanno facoltà di spegnere queste nostre percezioni e lo fanno con questa tecnologia potente. È una cupola a base anche di magia nera, perché Conoscono bene l'astrologia. viene fatto con tutte le energie dense. Utilizzano Poi anche determinati giorni del calendario perché conoscono bene l'astrologia, quando fare certe cose, conoscono la numerologia, sì, ma sanno davvero bene quello che fanno. loro conoscono le leggi universali e conoscono tutto, però loro per non essere coinvolti nel karma, gli errori ce li fanno fare a noi. È un raggiro, mi spiego, sanno come fare. Certo. Qui noi siamo soggetti a una tecnologia in grado di sovvertire, rovesciare lo stato delle cose. E le malattie sono indotte e create da loro. Il ciclo di vita adesso è ridotto perché un tempo, ai tempi di Adamo ed Eva, si viveva anche 900 anni. Poi cosa hanno fatto ai nostri telometri? Sono stati accorciati. Ma secondo me è stata accorciata la vita dell'uomo in una maniera tale che in così poco tempo non abbia neanche proprio il tempo di capire dove si trova e cosa fare, non abbia Benissimo, proprio. certo. Sì, in Poi, modo che non ci sia lo sviluppo di coscienza, perché certo. E poi. loro dirigono l'anima e il corpo biologico, ma lo spirito non possono dirigerlo, ma lo spirito è fuori da qui che dorme, mi spiego. Certo, sì. Dunque, poi loro hanno fatto in modo che la vita fosse corta abbastanza per non poter fare nessun vero salto evolutivo e poi hanno immesso nel sistema, nella vita sociale, nella civiltà, tutte delle cose da renderti sempre più impegnato a fare tutto fuorché quello che andrebbe fatto realmente. E quindi l'uomo è veramente molto difficile che riesca, nella maggior parte dei casi, a rendersi conto di queste cose e poi anche a svilupparle, approfondirle. E implementare nel proprio comportamento, nella propria vita ordinaria. L'uomo deve essere portato a Allora, pensare sempre a qualche problema, andare al lavoro, a pagare certo Claudio, però la possibilità di risveglio ci viene data da queste entità benevole che si trovano sia nel nucleo della Terra, perché è la stirpe, questo secondo le mie teorie, di quelle anche di tanti altri ricercatori, però io ho il mio credo, no? Che magari si scosta leggermente da qualcuno. Allora, Normale. come furono create le linee genetiche del Demiurgo? La linea genetica del Demiurgo, Sì. perché devi sapere che Eva, come si unì ad Adamo? Si unì, purtroppo, c'è stato il raggiro, anche al dragone, al serpente, chiamiamolo come vogliamo. Allora da lì nacque la stirpe di Caino e la stirpe di Abele, quella di Adamo. Mi spiego. Certo. Allora, dalla stirpe di Adamo, di Abele, poi di Set, eccetera, eccetera, perché poi Abele fu ucciso dal fratello, si sono create, cioè c'è stata poi la creazione di questo nordico che si unì a Maria e diede alla luce Gesù. Lo chiamiamo Gesù perché poi alla fine le religioni, però, ognuno gli ha dato il nome che ha voluto, Gesù.
insomma, hanno degli alti valori etici morali e non possono intervenire, perché qui è un pianeta di espiazione, loro devono far scegliere a noi, mentre gli altri, quelli della linea di Caino, sono dei guerrafondai. Sanno come devono raggirare tutto, hanno fatto la loro scelta, che è quella di essere dell'intelligenza artificiale man mano che passavano i secoli, e adesso vorrebbero imporla anche a noi per uscire da qui. Hanno capito come fare. Lo sai perché, Claudio? Perché tante anime hanno capito come fare per uscire da qui, e cioè con la spiritualità, con questo, e sono uscite quando sono, diciamo che quando sono morte. Sono riuscite ad oltrepassare queste maglie, no? Hanno raggiunto diciamo, le strisce di Van Allen, che chiamano, e lì si è liberi. Questo lo Allora, sostengono una volta, diversi ricercatori. ecco, allora adesso hanno capito come fare, vorrebbero digitalizzare tutti gli esseri umani per creare Transumanesimo. un cervello ed uscire da qui per andare a succhiare quanti nell'universo. E la New Age serve a questo. Perché c'è il raggiro. Purtroppo serve a questo perché loro opereranno per il microchip. Adesso sembra che stiamo uscendo fuori dal seminato, ma è tutto cioè, capisci? È tutto E collegato, quelle chiaro, sono certo. le loro intenzioni sono quelle. Se l'essere umano non si sveglia, la salvezza sarà solo individuale, e cioè una volta disincarnati, la nostra anima è così potente, ha immagazzinato tante nozioni, ha compreso che anche se loro ti presentano i registri e tutto quanto, hai hackerato ormai, sfrecci fuori direttamente, non ti fa ingannare dal tunnel di questa luce, che poi sono tre i tunnel, ma dipende appunto dalle tue vicissitudini. Puoi vedere i propri i defunti che ti vengono incontro, animaletti che hai amato, loro fanno breccia proprio su questo, per Loro raggirare. sanno benissimo che cosa credevi in vita e quindi ti cercano di fregare rispetto alle tue credenze, no? Perché hanno i registri di tutto, e questa si trova sulla Luna. La Luna è il fulcro di tutto, perché la Luna ci agganciò 13.000 anni fa, quando queste due civiltà tecnologicamente avanzate si fecero guerra tra di loro e distrussero i rispettivi pianeti. Allora che fecero? La Terra stava precipitando, infatti ci fu l'era glaciale. Tanti animali scomparvero, i dinosauri e tanti altri. Allora l'unico modo era quello di far agganciare la Luna in modo che il pianeta non precipitasse. Però ci fu diciamo che il sorto è passato sopra e viceversa. I poli magnetici. Adesso tu sai benissimo, no, che l'asse terrestre si è inclinata. Perché dopo 1.000 anni ci potrebbe essere uno spostamento e di nuovo far tornare come era prima che tutto questo. E in questo modo si potrebbe uscire, ma ci sarebbe un cataclisma, morirebbero tutti. Tu Però. sei d'accordo che loro ogni tanto operano dei veri e propri reset di civiltà come si sostiene con Tartaria e Ogni altre? 70-100 anni fanno il reset perché l'umanità raggiunge un'evoluzione sia spirituale che tecnologica e devono cancellare tutto. Vediamo benissimo Tartaria. Poi Antartide, che non è nient'altro che l'Atlantide, Lemuria. Hanno nascosto tutto. Tu Hanno reputi che nascosto. ora, rispetto a tutte queste nuove conoscenze che noi stiamo acquisendo, che rendiamoci conto che se noi ora va bene, siamo in tanti a dire queste cose, ognuno un po' con la sua versione, coincidiamo più o meno nello stesso, no? Con questa trappola della reincarnazione, questa matrix, questo parassitaggio, il polo positivo che è fondamentalmente parte dello stesso scacchiere, della stessa scacchiera. Se noi riuscissimo a far rendere conto a tantissime persone di questa roba qua, loro farebbero un altro reset.
più farlo perché i 1.000 anni sono trascorsi. Ok. Allora, loro però vogliono spingere su una decimazione, lo stanno già facendo il reset, però lo stanno Okay. facendo in modo diverso, con le Lo fanno vaccinazioni. più mirato. Spingono sulle vaccinazioni perché devono essere gli esseri umani stessi a proporre il veleno. Loro non Certo. hanno nessuna responsabilità perché loro non, cioè il karma a loro non li tocca. Mi spiego. La Ti legge di prego, causa e effetto. quando dici queste cose, di dirla con altri termini, perché sennò ci bannano il video. Funziona così. Sì, No, perdonami, speriamo che va tutto figurati. bene. Loro spingono con questo elisir di lunga vita Esatto, sì. e lo fanno fare il gioco sporco proprio a noi esseri umani, perché ci intortano ben bene le case farmaceutiche, sono tutte a loro servizio. Però poi ovviamente nella scala ci sono quelli che per ignoranza e non per asservimento, solo per ignoranza perché hanno creduto in questa falsa scienza truffaldina e sono stati i primi loro, le prime vittime di tutto questo. Dunque, tu reputi che esista allora veramente una maniera di potersi in qualche modo cavare fuori di qui? O... Allora, la divulgazione è importante, farlo sapere perché la gente deve capire che è strumentalizzata, deve comprendere cosa si nasconde dietro, deve capire che il Dio di questo regno non è il Dio che ci hanno insegnato nelle religioni, perché sono l'occhio del popolo le religioni. Devono capire tutto questo, che il Dio di questa cella è un arconte. E lo sappiamo benissimo, c'è scritto anche nel Vecchio Testamento. Secondo voi un Dio si inebria mai con il sangue umano e chiede sacrifici? Ma le basi, andiamo alle basi elementari. Ma il problema è che la gente non ha mai letto la Bibbia, cioè non è che tu puoi, anche questi fatti qua la gente normalmente non li conosce. Loro hanno, le persone hanno Purtroppo, il Claudio, sì, rigetto purtroppo, della Bibbia perché Claudio. credono che parli fondamentalmente di favole inventate dalla Chiesa affinché credano in questo Dio barbuto sulla nuvoletta. Leggessero la Bibbia si renderebbero conto che tutto ciò è impossibile da inventare. Che parla di cose molto chiare, molto, molto, molto nette. Poi bastano cinque traduzioni dall'ebraico all'italiano per rendere proprio la Bibbia un testo intellegibile da Sono chiunque, persino pienamente in da non vedente. armonia con ciò che dici. Sì, Dunque, giusto. le persone rifiutano la Bibbia a priori, per loro è un mucchio di favole, non è che conoscono. Penso che la maggior parte delle persone in questo mondo non ha mai letto la Bibbia, e quindi è molto difficile anche riuscirli a fare di questi esempi. Per esempio, le suore, le donne che si dovevano coprire i capelli perché altrimenti venivano violentate dagli Elohim o dai loro sottoposti perché emanavano questo ormone femminile. E tutte queste cose qua, che tra l'altro la Bibbia parla di cose che si sono tramandate nella storia, infatti ancora oggi abbiamo le donne col velo in mezzo mondo, non sanno neanche perché, ma è per questo fatto storico che nessuno praticamente conosce. Quindi sì, è molto interessante la Bibbia, però è molto difficile parlare della Bibbia, soprattutto perché la gente non crede che sia un mucchio di favole, punto e basta. Sì, è vero, però un modo per uscire, ripeto, c'è, perché se qui si chiude il ciclo, una volta disincarnati, avranno la possibilità di uscire solo coloro che hanno compreso questo. Tutti gli altri rimarranno nel limbo, in attesa poi, perché lì non esiste lo spazio e il tempo, come lo vediamo noi, rimarranno nel limbo, però poi, dopo i 1.000 anni, ritorneranno nuovamente nel ciclo dell'incarnazione, perché noi in vita veniamo strumentalizzati e ingannati, ma anche quando moriamo. Allora si dovrebbe togliere il ciclo delle incarnazioni e lasciarlo in un modo senza l'inganno. Il satellite artificiale di plasma, questo grande laboratorio va disattivato per poter far questo. Tu pensi che l'umanità sarà mai in grado di fare tutto questo o è solamente una liberazione individuale? Cioè, certo, le persone possono collaborare, informarsi, condividere informazioni, però poi ovviamente ognuno lo fa per sé.
Sì, certo. Il problema, ripeto, è solo quello. Chi ha capito, chi ha compreso, deve adesso concentrarsi sulla propria spiritualità, cercare di guarire tutti i nodi karmici, tutte le sofferenze, vivere in armonia. Se una cosa non ci sta bene, lasciarla andare, non infrangere mai il libero arbitrio di un parente, di un amico, di qualcuno. Le scelte anche qui si fanno da sole, senza costrizione. Una volta che tu, come i monaci tibetani che si concentrano, no? Su se stessi, una volta che lo comprendi, tu da qui te ne vai, non ritorni più. Puoi ritornare solo se l'hai scelto per aiutare gli altri. Ma questi pianeti inferiori rimangono sempre pianeti di espiazione, dove c'è la legge di libero arbitrio, perché servono alle anime quando ancora da minerale si passa vegetale, poi si passa, no? Animale. Allora, come fa noi quando sono venuti qui che ci hanno colonizzati? Non avevamo neanche, riuscivamo a malapena a portare le mani alla bocca per mangiare. Non avevamo consapevolezza di nulla, ecco perché vanno proprio nei pianeti inferiori questi parassiti. Si deve distruggere allora il modo di far entrare i parassiti e di lasciarlo come pianeta di espiazione, dove le anime vengono aiutate da queste sentinelle, perché il loro compito era quello di fare le sentinelle alle anime che entrano senza consapevolezza, perché non hanno compreso determinate cose, ma si aiutano, non si portano al riciclo, a farle vivere vite di guerre, di pestilenze, di carestie, poi minano sui matrimoni perché devono sovvertire le regole. E loro sono dediti al culto di vari esseri demoniaci, perché hanno delle gerarchie di controllo. Ognuno come noi abbiamo i cugini, no? Gli zii, e anche loro hanno le loro gerarchie di comando. C'è quello che mina i E ogni tanto mattini. il comando passa di mano in mano o rimane sempre ai soliti? Allora, ognuno ha una mansione diversa, cioè quello che opera nelle famiglie, cioè quello che opera sulle coppie, e cioè l'amore maschile e femminile, il sesso. No? Ci sono quelli che operano sul lavoro e che devono portare la disperazione, cioè, e qui noi soffriamo e basta, mentre loro vivono nelle grandissime oasi paradisiache dove vivono centinaia e migliaia di anni grazie alla nostra energia. Ecco perché ci fanno ritornare continuamente. Vogliamo parlare un attimino degli inganni che avvengono durante la reincarnazione? Certo, Claudio. Allora, quando si arriva lì, si arriva alla dogana, io la chiamo così, io ho il mio modo di. Sì. Quando si arriva alla dogana, bisognerebbe declinare l'invito, ma questo accade quando l'anima è consapevole. Ecco perché quando si invita bisogna fare un lavoro sulla propria spiritualità. Perché devi essere consapevole che l'inganno non solo tu ce l'hai in vita, in questi piani inferiori, ma viene in automatico anche lì. E che cosa succede? Entri, diciamo, e tu vedi questo fascio di luce ti fa pensare a un Un po' come tunnel. questo, no? Sì. E ti fa, diciamo, questa grande luce ti svia perché fin da piccoli noi veniamo intortati ben bene, raggiungiamo la luce è qualcosa di meraviglioso. Allora, se una persona fin dalla tenera età viene indirizzata e viene istruita dando delle direttive, ovviamente l'anima immagazzina queste nozioni. Subentra appunto, allora noi possiamo dimenticare qualcosa, Claudio, però i registri, si chiamano registri apposta, registrano
minuti, secondi della propria vita. Qualsiasi pensiero che magari noi dimentichiamo, lì c'è e giocano proprio astutamente su questo. Allora, quando arrivi là, loro hanno il registro davanti e sanno come ti devono intortare. Conoscono benissimo la tua anima perché la gestiscono loro. E allora ti cominciano a fare delle pressioni. Ti mandano queste, magari ti è morta la mamma, il papà, chiamavi tanto, lo zio, qualcuno, e te li fanno vedere proprio in quel tunnel. E allora tu, in automatico, sei tu che vai da loro. L'amore che hai per loro ti spinge ad andare. Chiaro. Ma tu devi far fede immediatamente e dire. E chiamare lo spirito. Tu devi fare forza Chiamare sul lo tuo spirito. spirito. Come? Devi fare vocazione del tuo spirito, come dire, Sì, accedere alla potenza. immediatamente. Gli devi dire apertamente che sai che non sono magari i tuoi genitori. Devi fare fede allo spirito e chiedere che anima sei. Fatti vedere per quello che sei. Tu reputi, cioè una persona che arriva già con questo grado di consapevolezza, che gli dice oh, fatevi vedere per quello che siete, pensi che loro si mostrino o che pure lasciano perdere? È Deve dire maledetto. prima il nome dello spirito, perché loro non possono operare sullo spirito. Sì, ma dico, una persona, loro se sanno i registri, sanno benissimo chi sai quando arrivi là, ti lasciano perdere a prescindere perché sanno benissimo che li scopri. No, 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 cercano sempre di raggirarti comunque, non si Ok. scoprono subito. Ok. Tu devi essere in grado, appunto, ecco perché va fatto il lavoro qui di spiritualità, Claudio. Va fatto proprio per questo motivo, perché se un'anima non è forte, non è temprata, non riesce. Ecco perché il dolore, tante persone hanno accompagnato sciamani che non sapevano, ingannati dalla falsa luce, hanno accompagnato nella luce le persone. Gli Tanti hanno se ne stanno fatto rendendo, coincidere. tanti sciamani Ah. se ne stanno rendendo conto, Sì, no, parecchi mi hanno scritto sinceramente, sono addirittura hanno avuto un trauma e adesso si trovano in una fase di ricostruzione. Sinceramente, li ho visti molto devastati perché si sentono anche in colpa di ciò che hanno fatto, no? certo, chiaro. Beh, questo però, però voglio dire. Questa qua è gente di buona, cioè, di buona volontà, di buona fede, sanno di aver sbagliato, si rimettono in discussione. Ci Sì, sono sì, sì. persone che non glielo puoi far intendere questo, cioè per loro non è così, ci sono gli angeli che Claudio, aiutano. tutto dipende dall'ego spirituale, perché anche la spiritualità ha il proprio ego e bisogna metterla a tacere. Io per esempio vengo attaccato, non ti puoi immaginare come predire queste cose, da tanti che dicono invece no, ci sono gli angeli, ci sono i parenti, ti aiutano, devi tornare a scuola perché sicuramente hai sbagliato qualcosa, devi riparare per il tuo bene, la divina provvidenza e quant'altro. Non c'è Claudio, verso di sono 3 anni che vengo attaccata anch'io. Sono 3 anni e ti posso capire, però quando tu sei sicura e hai sì. fatto già la tua introspezione, hai fatto già il tuo lavoro su te stessa, nulla ti tocca. Sei Ma perché talmente questo? convinta e sicura delle tue cose che non Ma c'è reagire. il problema di queste persone è cognitivo, spirituale, sono bot di Matrix, sono che gente è questa qui fondamentalmente dal tuo punto di vista? Allora, ce ne sono di varie categorie e io ho riscontrato anche persone che hanno il cuore puro, però in base alle vicissitudini dolorose che hanno vissuto, ad esempio anni di tossicodipendenza, di alcolismo, problemi familiari, violenze, allora loro credono di uscire dalla menzogna. Perché si approcciano, il loro dolore, la loro emotività li fa. Ci sono quelli che si incattiviscono, anche tutto quello che hanno subito poi lo fanno subire agli altri. Appunto, Certo. dipende dal grado di evoluzione, no? Allora, ci sono quelli invece che si ammorbidiscono, comprendono, riscoprono la divinità che c'è in loro. Però, siccome le loro frequenze sono state basse, vengono agganciate
dalla parte, diciamo, di luce, che è falsa luce ingannatoria, e cadono nella trappola. Sono tutte persone che la maggior parte hanno subito dei crolli emotivi. E loro si Reputano di agganciano. essersi sollevati grazie a questa falsa Sì, luce. sono dei predatori, Claudio. Loro si agganciano a queste energie di bassa frequenza, di queste persone che purtroppo hanno vissuto delle problematiche. E se non sei forte in quel momento, ci caschi. E poi fanno pressione con la loro tecnologia a livello mentale. Ma ce ne sono tante. Il CERN, sappiamo benissimo, è questo grande laboratorio, ma poi il pianeta Terra è un laboratorio a cielo aperto. Questo l'hanno adibito a un pianeta di guerra, ma anche a un laboratorio. Noi siamo delle cavie. Certo, certamente. Però ritornando un attimino al discorso del tunnel, tu arrivi là che sei preparato, che vuoi fare invocare lo spirito, far valere il potere del tuo spirito, il tuo libero Non ti tocca arbitrio. nessuno, Nessuno ti tocca dal tuo punto. non ti Però tocca nessuno. Tu la io conosci la strada, è l'anima che la conosce la strada perché l'ha tatuata già, perché ha fatto il lavoro qui. ho diverse persone che dicono di essere state ributtate con la forza. Quindi loro possono anche farlo con la forza, se vogliono. A me non risulta. Se lo fanno con la forza sono i parenti, dove tu ti sei aggrappato a questi parenti, che non erano i parenti, ma perché loro sono degli esseri mutaforme, sono mutaforme gli arconti. Certo. Ad ogni modo, l'importante, secondo il mio punto di vista, l'importante, ora facciamo finta che siamo davanti al Non tunnel, no? possono Perché farlo non è... loro, scusa se Tu ti sei qua. interrompo Claudio, è molto importante questo punto, scusami se ti interrompo, Certo, non figurati. possono buttarti fuori loro. Perché non se lo non possono, perché loro rispettano le leggi universali, perché sanno che c'è il karma, c'è il causa effetto, te lo fanno fare a chi? Alle altre anime. Ok. Capisci? Non lo fanno loro direttamente, ti mandano un congiunto davvero. Allora, loro sono quelli che si fanno vedere sotto forma di un parente, di qualcuno, ma quando vedono che l'anima non vuole ritornare, allora lo fanno fare davvero E a a un qualcuno parente. preferisco. Sì. Non sono loro che lo fanno, non possono. Comunque tu sostieni che l'importante è essere consapevoli di questo, aver fatto un lavoro di consistenza spirituale, arrivare là temprati, come dire, Sì. non che arrivi lì e gli racconti quattro chiacchiere, arrivare là che si devono rendere conto anche, no, della tua evoluzione, del tuo lavoro. Dire: io non vengo da nessuna parte con voi, voglio Fuori da questa tecnica, sì. esprimere Allora, la pura volontà di uscire di qui. ecco, però non tutti riescono a trovare perché ovviamente tu sei attratto dalla luce e non puoi essere attratto dal buio. Ma è accanto che c'è, chiamiamolo tunnel, ma non è un tunnel, è come un ripostiglio Sì. sulla destra, almeno così viene indicato. No, scusa, non sulla destra, sulla sinistra, pardon, sulla sinistra, cioè la mia sinistra in questo caso. E lì senti freddo perché loro con la tecnologia che hanno possono fare ciò che vogliono. Sì. Loro una volta che si. Possono anche emettere delle frequenze di paura che tu istintivamente non ci vai, perché è vero. Ecco perché dobbiamo far di tutto per eliminare questo, ma per eliminare questo si deve sprogrammare la Luna, perché la Luna è abitata. La Luna è abitata ed è un centro di controllo. Allora si deve rendere inoffensivo questo, si deve togliere necessariamente questa tecnologia. Altrimenti non riusciranno a superare le altre. Anche tante persone che magari hanno fatto un lavoro e non l'hanno fatto bene, purtroppo rischiano.
Tu pensi che loro sicuramente sanno che molte persone, cioè lo sanno perché lo sappiamo, sanno benissimo che tanti, tanti di noi si stanno rendendo conto di tutto questo. Pensi che possano cambiare tattica, cambiare strategia, hanno la possibilità, hanno la competenza, anche la creatività per poterlo fare o Ma rimangono comunque. creano lo stato ipnotico, loro creano lo stato ipnotico alla gente che si sta svegliando. Allora perché adesso dicono che sono arrivate delle energie che vengono dal sole centrale? Perché loro hanno taroccato tutto, anche il sole, che alla fine non è che ne abbiamo uno solo, perché se c'è un altro nucleo e se ci sono le terre di Atlantide, c'è un altro sole, c'è un'altra luna. Capisci quello che voglio dire? Qui noi viviamo chiusi in un ologramma, questo è un gioco, come una PlayStation. Loro hanno qui il meccanismo della PlayStation e noi siamo dei burattini e loro giocano come vogliono con noi. Certo. Va bene. Capisci? Queste energie stanno arrivando per far svegliare le persone. Dunque, sta arrivando Arrivano. qualche energia realmente, e anche dal tuo punto di vista c'è qualche essere che veramente ci aiuta nel vero senso della Allora, parola? io ti posso raccontare un'esperienza personale, di persone che il giorno prima dormivano nel senso che non credevano a tutto questo, e poi si sono risvegliate, è iniziato il loro processo evolutivo. Hanno capito che viviamo, in una simulazione, hanno compreso, si sono voluti documentare, adesso sul mio canale spiego nel dettaglio, linko, faccio tutto, ma i film sono dei documentari perché loro ci devono dire tutto. Sì. Le loro intenzioni ce le devono dire perché ci sono delle leggi universali. Certo, Solo certo. che poi, essendo parassiti, girano, sanno come raggirare l'essere umano. Perché noi, guarda, è come, no? Se vai in una foresta amazzonica sperduta, va con un cellulare o con un computer e ti avvicini a un bambino, gli fai vedere che si può connettere con l'altra parte del mondo. Che fa questo bimbo? Ti prende per un dio, si mette in ginocchio, incomincia a fare perché vede delle cose che è la stessa cosa. Noi con Certo. questi esseri, cosa che non ti è chiara, magari ho fatto confusione. A me è chiaro tutto, io non è che a me non è chiara, io lo faccio per dare alle persone che seguono, sia me che te, quante più informazioni possibili e anche per creare una specie di rete di persone che dicono queste cose, che si Non si devono uniscono. dare consensi, Claudio, non si deve dare il consenso né a destra né a sinistra, perché Rimanere. no, sia le religioni che i governi servono per metterci gli uni contro gli altri, ma la Il gioco della tiritera, come si polarità. suol dire, è sempre quella, non cambia niente, non cambia niente, perché sono gestiti da entrambe, cioè entrambe, sinistra e Questo è destra, guarda, sono. questo è quello che è importante che io sto cercando di fare capire, che la polarità terrena dei due schieramenti, delle due, è riportata anche in questo piano in cui controllano, in cui ci sono questi esseri che sia quelli oscuri, Certo. quelli della falsa luce, fanno capo allo stesso Dio. Fra virgolette, lo stesso Sì, demiurgo, lo sì, sì, stesso sì. architetto. Questo è molto importante che la gente incominci ad avere dimestichezza con questa cosa qua, perché è molto facile dire gli oscuri fanno schifo, l'oscurità, oddio, ed allora è molto più facile andare verso questa falsa luce, approcciarsi a queste cose qua, polarizzarsi in queste credenze, che tutto fa, tutto serve per distoglierti da te stesso, dalla tua centratura, dalla tua sovranità integrale, dalla tua via di mezzo, che è quello che un uomo deve percorrere per potersi evolvere e per poter cercare la maniera di farlo al meglio possibile. Questi sono solo sfondamenti. Adesso stanno esponendo tutto, però attenzione, c'è una Matrix nella Matrix, perché adesso ormai è tutto chiaro e sono costrette a esporre tutto. Ma perché noi cadiamo dalla padella alla brace? Mi Certamente, spiego, espongono il certamente. satanismo, tutto quello che c'è stato, Hitler che non morì affatto, ma in Antartide poi aveva il suo covo e ricreò tutto sotto falsa bandiera. Però Stanno aprendo il terreno a un Salvatore. Questa volta angelico, che ma fa sempre parte della loro
Sì, della sono loro pienamente banda. Anche d'accordo, ma certo, ma è palese per me e per per quelli me, come Patrizia. me in questo caso. E talmente noi siamo tranquilli, però purtroppo non possiamo esserlo fino in fondo per i nostri figli, magari i nostri amici, i nostri parenti, tutta la gente. Come si fa? Purtroppo siamo pochi. In Italia, divulgatori che spiegano che non c'è differenza tra questa luce, che poi non è luce, ma è falsa luce, cioè sono tutti d'accordo. È la stessa Manfrina, il regista è sempre uno. È un Certo, teatro. È un teatro, chi esatto. muove le fila è sempre uno. Voglio prima ringraziare e fare i miei complimenti perché sei un ragazzo splendido. Io ho seguito tanti video, interviste anche con il signor Calogero. Veramente, veramente in sintonia con tutto ciò che avete detto. E finalmente c'è qualcuno che ne parla, perché io sono stata attaccata per questo da altri canali, mi hanno fatto la guerra, mi hanno clonato il canale È e ho normale. subito dei veri attacchi, perché poi loro non solo attaccano attraverso altri canali, altre situazioni, ma attaccano anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Perciò noi siamo sempre nell'occhio del mirino. A me mi hanno Ecco fatto perché la mancare un mia canale. decisione, anche quella di non apparire, di non volere, perché ho subito molte pressioni. Sì. A me mi hanno fatto bannare una pagina Facebook, un profilo Facebook con diverse migliaia di follower, amici, eccetera. Noi dobbiamo renderci conto che Immagino. quelli della New Age non vengono mai attaccati. Sì. Loro sono Ma fondamentalmente no? Se ne la servono adesso, Claudio, se ne sono i servitori servono. perfetti. Loro sono i servitori Ma perfetti adesso del se ne sistema. servono, poi li distruggono. Certo, Allora, se tu cosa dici qualche cosa fanno? di diverso, come hanno fatto gli gnostici, come hanno fatto gli eretici, come hanno fatto i catari, allora sì che vieni attaccato. Loro sono perfettamente allineati dentro di Matrix, sono gli agenti Smith meglio mimetizzati di sempre. Però il problema è tutto loro, il problema è solo loro. Noi ora quello che noi dobbiamo fare è cercare di creare una rete, no, cioè, non dico un assetto, però sapere che esistono varie persone, vari canali, varie realtà che stanno dicendo queste cose e le stanno Sì, dicendo con avere dei cognizione di punti di causa. riferimento dove poi c'è la divulgazione, arriva, diciamo, a me dispiace tanto anche per i giovani che si sono sempre più allontanati. Si può fare con quello che c'è, non è che ora si può salvare il mondo, si deve fare con quello che c'è, con quello che si può, con chi capisce, con chi ci arriva, anche perché ognuno poi comprende la realtà, insomma, si interfaccia con la Certo, realtà, col suo grado di devono prima comprensione, prima o poi capire si che deve la fare. salvezza è individuale. Perché Naturalmente. noi abbiamo tutto dentro, devono prima capire questo. Se poi, perché non si può salvare, cioè, se non vogliono essere salvati, come facciamo a salvarli? No, assolutamente, assolutamente. No, bisogna, come dire, dare informazioni, dare un L'informazione è contributo, quello dare che una dovrebbe. spinta, dare qualche cosa a chi è pronto, anche gli altri è uguale, cioè alla fine dei conti io vorrei salvare me stesso, se poi riesco a liberare qualche altro ostaggio sarò Certo, molto contento, non è che pretendo di liberare l'intera umanità. certo. Solo Quindi, l'informazione fa la differenza in questo caso, fare arrivare ovunque tutto naturalmente. questo materiale, perché poi ognuno deve fare la propria, deve trovare la sua verità, deve fare Naturalmente. discernimento e deve trovare la sua verità, perché ognuno di noi non possiamo influenzare gli altri nel senso, cioè dobbiamo sempre rispettare il libero arbitrio, non convincere con la forza come fanno tanti altri, No, io infatti sappiamo spero che benissimo. quando do le informazioni, ho scritto un libro, ho fatto tante cose, che le persone possano mettersi in condizioni di avere queste informazioni e poi approfondirne, parlarne. Sì. Averne dimestichezza propria, personale, io non mica credo che ti sto dando un credo, ti sto dando un testo sacro che Certo, certo, capisci. certo. Va bene, dobbiamo chiudere. Ci Va sentiremo bene, sicuramente Claudio. ancora. Ci sentiremo Ti ancora sicuramente. ringrazio e ci Ti ringrazio. sentiamo presto. Grazie.